Leggiamocela al volo a volo. Skip leader. Greatest attack def per un turno. Si balia. Attacca def 100. Iniziale attacca def 20 per ogni turno passato. Per un massimo di 100. Iniziale attacca def 50 per ogni... Sì, per ogni special. Boh. Quando fa la special. Iniziale attacca def più 100 se c'è un altro android crossover che attacca lo stesso turno. O un android crossover che è nemico. Android scatena chi più 1 attacca def 30. Buono. Iniziale chi più 1 e def più 20 se c'è un personaggio crossover. Quindi buffa anche l'ulteriore da def. Oh, lo sai che non è male. Starta dal terzo turno dal appena entra il personaggio. Recupera 18% HP all'inizio del turno. Ok, dall'inizio in cui attacca il personaggio, va bene. Chi più 2 inizia l'attacco più 180 per 5 turni. Quando gli HP sono 80 il rest solo una volta. Oh, ma lo sai che questa per essere regalata non è per nulla male. Minchia. È un buon buffer. Un buffer 30%, 50% di def. E c'è pure il recupero degli HP. Però questa superiore al Dokkan Fighter Valenti. Qualsiasi cosa è superiore al Dokkan Fighter. Allora, proviamo sta 18. Vediamo un pochettino come se la cavicchia per essere un personaggio regalato. Mi aspetto molto da lei, visto che oramai abbiamo capito che i free to play sono più forti dei pullabili. Difesa 200.000. Ok. Ho affiancato la 18 STR, che non è la best body, ma è il best body decente, perché sennò ci sarebbe la 18 int che fa muitare quella del torneo, lasciamo stare. E vediamo un pochettino come se la cava. Utilizzo subito item, ma per il semplice fatto che mi piacerebbe vedere come tanca, ma sugli altri attacchi esplodo male, quindi voglio vedere quanto fa prima di danno. Poi se abbiamo l'occasione di vedere pure come tanca, ma in realtà credo che stiamo quasi sul mezzo milione di def. Non credo ci arrivi, anche perché non ha percentuali elevatissime, ma se la dovrebbe cavare. 2 milioni e 3. Ok, diciamo che... Oh, però simpatica l'animazione. Ci sta pure 21. Peccato che non c'ha la... Come si chiama la... Ah, è vero che lei ogni turno poi si buffa, eh. E... La special... La unit super attack. Ecco, non mi viene il nome. Qua avrebbe fatto... Se c'è, c'hai nell'artwork ragazzi 21, mettici unit super attack per ride. No, sì, era troppo da impegnarsi, eh. Era simpatico come cosa. Perché tu dici era abbastanza obbligata a giocare con 21, però c'ha 21 nell'artwork. Fagli avere un minimo di senso avere 21 nell'artwork. No, a caso. Quindi in realtà per avere il personaggio al massimo potenziale dobbiamo aspettare 5 turni. Ok, per ogni turno passato. Quindi dopo il quinto turno dovrebbe essere maxata. Ok, ci dovremmo essere. Qua 21 fa il suo, amen. Era un momento crashato, è stato molto simpatico. Ho vissuto secondi di monnezza. Allora, staturazione, vabbè, ce la skippiamo, non è un problema. 334, comunque zì, sta cosa veramente fenomenale. Porca troia. Abbiamo le item attivi, facciamo così. Veramente tanta tanta roba. Grumble Rail Summary. Vedo, di sta celebrazione di personaggi che escono mi sono piaciuti tutti, tranne il Dokkan Fest. È incredibile, ma purtroppo è così. Cioè, letteralmente il Dokkan Fest, che se tu paragoni la potenza che hanno sti personaggi free to play barra i Rail Summary, cioè il Dokkan Fest deve essere una cosa esagerata. E invece un personaggio mediocre, decente, nulla di sbroccato. Rail Summon, paragonandola a un Rail Summon, può essere sbroccato. Ma quella è un Dokkan Fest. Quella dovrebbe paragonarsi ad altri Dokkan Fest, che siamo letteralmente lontani anni luce. Quindi sì, diciamo che si potevano impegnare un po' di più, ma purtroppo hanno deciso di fare quello che hanno fatto, ovvero creare un personaggio che non si usa. A meno che non esce evento, sei obbligato a usare 21. Allora, difesa 210.000, sono passati 3 turni, va bene, non abbiamo più il buffer, quindi in realtà ci sta che abbiamo meno difesa di prima. E io qui continuerei a usare l'item, anche se continuerei a usare l'item, non per 18 STL, che mi pare che c'è il dodge anche per special, non è obbligato a tirare la special, ma per 21 GL, cioè tu ti rendi conto, non è il problema il team in sé, ma il leader. Ma che personaggio è questo 21 GL? E tra l'altro la devi mettere solo a ruotare per non implodere. È l'unica. Vabbè, tanchiamo perché siamo a quello di mana. Sì, infatti c'è il dojo anche per special. Cioè, io perché devo giocare a sta 21 GL? A questo punto metto un altro lead 200%, faccio prima.
2,6, ok. Secondo me stiamo sui 5 milioni. Full setup, tipo tutto con buff, 5-6 milioni. Allora, in realtà ci sta, essendo un personaggio regalato. E ricordo il regalato. E qua nemmeno è da farmare, proprio regalato. Questi sono i soliti personaggi da collezione, no? Questo può essere anche utilizzato perché è un buffer 50% alla fine. 30% d'attacco e 50% la def. Quindi tutto sommato simpatico. Solo che mi pare che non c'ha né dodge né nient'altro, quindi quello è un pochettino una merda. È vero che c'è il recupero degli HP ogni turno, quindi pure quello è simpatico. Però gli avessero messo almeno il dodge per provare a evadere quegli eventi difficili, no? Perché se la volessi mettere in qualche evento difficile, a parte che sta sempre a ruotare, e quindi in teoria è quella che prende meno danni. Però quei pochi che si prende di colpi, perlomeno cerca di tankarli. Però guardiamo il lato positivo, c'è un critical hit attack and death nella special. Quindi se dovessi tirare tipo due special, cosa che probabilmente builderei, cioè o lo buildate tipo full Eva, sta 18 free to play, o gli fate tipo full add e il resto crit, o Eva crit, Eva add. Cioè comunque secondo me è più Eva, perché giustamente è un buffer, quindi sfrutta del fatto di essere buffer. Qua in realtà possiamo anche non usare item, siamo colore di vantaggio, siamo fisici e 21 tira la special, quindi siamo safe sto turno. Quindi tutto sommato sì, per essere un personaggio regalato non mi dispiace assolutamente. Ripeto, l'unica che non mi ha gustato nel vedere è proprio il Dokkanfest. Sembra strano, ma letteralmente dovrebbe essere il personaggio principale, no, della celebrazione. E invece è l'inculato principale. Capito, zio? Uno la trova, tu dici grande miracolo di 21. Perché te la giochi, ti fai due risate, ti prendi mezzo milione dai pugni perché Ability Free probabilmente farà vomitare, a meno che non doggia. Quindi, però comunque ti fai delle grosse risate, eh? Dici, bel personaggio di merda, complimenti. Cioè, Ability Full e fa pena, diciamo. Tu immagini l'Ability Free. Che cazzo ci fai? Boh. Ci fai due pomodori? E completamente inutile. Peccato, occasione sprecata. Si aspetta il futuro Ezza, che uscirà probabilmente fra 4 anni almeno. Quindi ragazzi, salutate questo personaggio, è stato un piacere. E ci vediamo al prossimo Ezza. Ci guardiamo l'ultimo. No, in realtà anche quanti turni sono passati, scusa. Credo sia l'ultimo questo con il full setup, no? Quanto c'ha di difesa e tutto? 5 turni? Ok, quinto turno. Però devono passare 5 turni in realtà. Quindi in realtà mi sa che manca ancora un turno per vedere il massimo potenziale. 253. Ci sta, zi, che comunque non tanca tantissimo. Anche perché ha stats veramente basic. Avessi avuto delle stats più elevate, sarebbe stato pure più forte del Dokkanfest. Sì, ormai credo sia la mimata suprema. Però assolutamente sarebbe stata molto meglio. Io qua uso Ghost Usher, ma per il semplice fatto e vorrei vedere quanto riesce a tirare. Ma di base è un personaggio che utilizzate per buffare, quindi la buildate full Eva. E basta. Il resto potete fare WAD per dargli greedy resist attack e full crit per fare quei due danni, se riuscite. Ma per il mio, il personaggio, se la volete utilizzare, potete caricare 3 milioni. Non è fatto per far danno. Però è un buon buffer, free to play, specialmente se avete pullato la 21 gel tipo e vi manca un personaggio da chiudere il team, come buffer ci può stare, anche perché buffa. Androids crossover, e cioè se ci avete tutte e due, avendo 21 gel vi fate il full setup, no? Quindi abbiamo, oh, qua abbiamo la donazione di Cristo, simpatica. Abbiamo 21, 21 trasformate e l'altra 21. Che cazzo? Facciamo tipo così. 1 2 item, assolutamente sì, mi vorrei vedere giusto l'ultimo turno di 18 e poi possiamo anche finire qua questo incredibile showcase pazzesco. È proprio in questo turno che si esplode. No, zio, non era il turno precedente. Ma non portiamo se c'è sui turni, per favore. Già la situazione è critica qua. Grazie per aver tankato. Guarda, gli potevano mettere tipo a sto 21 che il primo turno c'aveva guardia appena entrava. Non credo avrebbe fatto schifo. Così in modo che, ne so, si iniziava a setappare, faceva le sue cose. Solo il primo turno, appena entra trasformata, guardia attiva. Per me sarebbe stata una buona cosa. Invece no, ti devi prendere quel pugno per buffarti la def e devi sperare che non sia una special. Cosa che Zamasu ti fa proprio, ti vuole proprio male. Vediamo quanto carica cosa, ma ripeto, 18 fisica fatto per buffare. E diciamo che per essere gratis il suo piccolo lavoro lo fa. Quindi non si, meglio della Dokkanfest.
Sì, tu immagina se ti regala uno stato a campagna, tu dici, vabbè, in più personaggio da box, ma non la uso. Invece 18 fisica si usa. Non si usa perché comunque c'ha delle stazze di merda. Però per arrangiare proprio il team ci può stare. Ho finito? Ok, ultimo turno, pazzesco, col buffer difensivo. Oh, 300.000 def, che in realtà stiamo sui 400.000 posto special, no? Ok. Vabbè, sto turno possiamo anche fare costasce, così non rischiamo di non vedere special. E tenendo adesso per il personaggio full setappato, full tutto, full full distruttore di piselli. Vabbè, 6 a 8. Qua non abbiamo il buffer offensivo, ma ripeto, il personaggio sti cazzi del buffer offensivo, visto che deve essere un buffer e difensivo principalmente, no? E poi comunque si basa più sulla difesa, quindi a parer mio, se lo volete buildare full leva e via. Comunque ci sta, dai, non è malvagio. Poteva andare molto peggio, potevo uscire una seconda 21 Dokkan Fest, però in versione gratis, quindi che buffava tipo del 10% per ogni merda che tiravi. Sì, tutto sommato, per essere un personaggio gratis, per appezzottare il team ci può sta. Proprio, capito, per l'appezzottata che ti mancava, proprio l'ultimo.